Prova, prova. Del basket, buonasera da Andrea Donofrio, ottava giornata di campionato Serie B, girone C. L'ospite dell'amatorio al Paterno Gas Power è la Luciana Mosconi, ancora neopromossa, che comunque sta disputando un ottimo inizio di campionato. Infatti è a pari punti con l'Unic Basket, entrambe le squadre con 8 punti, solamente che la squadra di Cocciariola ha una partita in meno per via del ritiro dal campionato di Lamezia Terme e Pescara, non ha disputato l'infrasettimanale con Lamezia Terme. Le squadre che hanno giocato già contro la squadra calabrese sono state levate 2 punti, mentre le squadre che ancora avrebbero dovuto giocare contro i calabresi, i 2 punti non verranno mai assegnati, e quindi sarà turno di riposo automatico. Entrano in campo le due squadre per Pescara, solito contento con Caverni, Leozio, Lucevice, Capitanelli, mentre per Ancona Centanni, Filippo Centanni, Simone, Casagrande, Polonara e Luini. Sicuramente un grande duello quello tra Poti e Casagrande, molto probabilmente i due numeri tre più forti del campionato. Prende palla Simone Centanni, il top scorer di questo campionato con una media di 21 punti a partita. Su, si gira, prende un tiro senza ritmo, Centanni sbaglia, rimbalzo di Capitanelli su Polonara, grande ex della partita per le due stagioni con la moto di Pescara. Caverni, attacca il pick and roll di Capitanelli, serve Micevic, spalla canestro contro Luini, attacca Micevic sempre spalle, adesso entra nel pittorato, gira bene col perno, tira con la mano destra a sinistra, lo stop Luini, ottima difesa del numero 11. Classe 97, per lui potrebbe essere la stagione della consacrazione in Serie B, dopo che è stato visionato l'anno scorso da Rieti in estate per fare il salto di categoria, ma non è stato definito ancora troppo pronto. Centanni taglia Polonara, ha servito il numero 13 che però sbaglia, le tocca Capitanelli, rileva la palla dall'anello del ferro, attacca Lions, 1 contro 1 per scarica in angolo da Caverni, tocca la linea e quindi non buona la partenza del giocatore marchigiano. Dopo un minuto di gioco ancora 0-0, Paterno Gas Power, della Pescara e Ancona, possesso nelle mani dei marchigiani, nelle mani di Luini. Filippo Centanni attacca il pick and roll di Polonara, poi si allarga con le spalle Casagrande, servita il numero 21 contro Poti, si gira Casagrande, poi serve Luini ancora per Polonara, fuori da Filippo Centanni, attacca uno contro uno, fuori da Casagrande, finta il tiro, poi se lo prende con un po' di ritardo, sbaglia Casagrande, la palla che esce, e dunque possesso per i biancorossi. Allora Caverni,
regia contro Filippo Centanni, blocco di Micevic. Salve Capitanelli, basso per Micevic, arriva il fallo però di Luini. Dunque possesso per la squadra di coach Raiola con 14 secondi per chiudere l'azione. Si occupa della rimessa alternativo di Milano, Marco Micevic. Serve Capitanelli, si apre Poti, si luce a Casagrande, sicuramente non facile da attaccare come difesa Capitanelli. Serve ancora Micevic, spalle contro Luini, tira ancora, ottima difesa di Luini su Micevic, Casagrande attacco 1 contro 1, qui si arresta, torna da Luini, Polonara, si apre Centanni, attacca Simone Centanni, spalla ancora per Polonara, si luce e Poti può vedere il mismatch fisico con la scaricata Casagrande che sbaglia la tripla, già 0 su 2 per lui, oggi da 3 punti. Poti corre in contropiede Pescara, Poti attacca 1 contro 1, virata, capisce bene Polonara, ma solo per un attimo perché Poti usa ancora un'altra fitta e segna i primi 2 punti della partita. Alessandro Poti nella scorsa uscita ha siglato 19 punti, sicuramente il migliore in campo per i pescheresi, come l'è stato anche due domeniche fa, 30 punti in casa contro Sant'Elpidio, 20 solamente nei primi 12 minuti. Leon si attacca uno contro uno con la mano sinistra, sbaglia, rimbalzo di Capitanelli, dimenticato da tutti, 4 per dopo 2 minuti e mezzo. Casagrande attacca sul blocco di Polonara, ancora Casagrande si mette spalle, viene raddoppiato, torna indietro, scarica fuori da Polonara, si prende la bomba, Polonara segna i 3 punti di Ancona in questo match. Polonara che da 3 punti, Pescara lo sa che può essere pericoloso a volte, così è stato in questa occasione. Poti si apre Capitanelli, non si capisce qui con Caverni, alla fine subito Leon sul lato sinistro del campo, attacca il pick and roll, Ennio Leonzo con lo show difensivo di Polonara, tira Leonzio, segna con l'aiuto del ferro Ennio Leonzio. 6 punti per Pescara, attacca Centanni, fuori da Polonara, alto tiro da 3 punti di Polonara, questa volta sbagliare in balzo di Leonzio, corre Leonzio però si arresta e mette calma e ordine in attacco di Leonzio. Attacco 1 contro 1, serve Capitanelli dove il pick and roll, bella giocata di Pescara, segna Capitanelli, grande azione qui di Pescara sull'asse guardia pivot Leonzio Capitanelli, sono 4 punti per lui. Segna qui intanto il canestro 2 punti Centanni, accorcia le distanze sul meno 3 Ancona. Caverni, Poti attacca, sì però si dimentica del pallone, ma solo per un attimo contro Casagrande, serve poi Micevic, gran palla di Poti e Micevic segna i primi 2 punti della sua partita. Grande lettura qui di Poti, sole che si allungano già da subito quando siamo a metà del primo quarto. Filippo Centanni, Casagrande, serve Simone Centanni, vuole attaccare, poi serve Polonara interconsigliato per attacca a spalle, Poti si gira bene con la mano destra, poi sinistra, alla fine però ti portano via i palloni, il pallone giocatore di Pescara, Caverni corre in contropiede, la seconda il pallone, segna, altri 2 punti Pescara, i primi per Michele Caverni. Tutti i giocatori in campo per Pescara hanno segnato almeno 2 punti, per una caratteristica che i pescaresi si aggiudicano spesso nei primi minuti della partita. Qui però commette fallo Casagrande, primo fallo della sua partita, primo fallo della partita in generale. Allora rimessa nel possesso delle mani dei biancorossi di coach Raiola. Si occupa Poti della rimessa, Caverni, lui c'è Filippo Centanni, si muove Leonzo, servito il numero 20 con un po' di ritardo, lontano da canestro, blocco di Capitanelli, servito adesso a spalle il numero 17, sei ritagli che portano difensori su Capitanelli che segna comunque un gran canestro, 6 punti per lui e
prima risultato per il coach Maurizio Mansigliani, sotto i 9 dopo 5 minuti e 20, 14 Pescara, 5 Ancona, grazie ai 6 punti soprattutto di Andrea Capitanelli. Nella scorsa uscita aveva siglato 15 punti in 28 minuti con 5 su 10 o su 2 da 3 punti, dunque un ottimo 50% dal campo per Big Cap. Luciano Mosconi Ancona, squadra molto interessante, ha perso di sole 8 lunghezze contro comunque San Severo, la corazzata del campionato, poi ha vinto anche se di misura con Chieti di un punto, di due punti con Teramo, poi con Senigallia sempre di un punto, poi con Corato di 5 punti, quindi una squadra molto interessante che si gioca tutte le partite punto a punto. Ed è appunto 8 punti in classifica con 4 vittorie e 3 sconfitte. Per Pescara sempre 8 punti con 4 vittorie e 2 sconfitte, come ci ho detto, con una partita in meno, visto che ha già usufruito del turno di riposo Casagrande. Baldoni appena entrato sul parquet al posto di Mini, qui subisce Fotini il fallo in attacco di Casagrande ed è il secondo fallo per Riccardo Casagrande. Ora cambio, esce l'ex giocatore di Roseto, adesso posto entra Sergio Mantaloni. Terzo fallo di squadra per Luciana Mosconi Ancona. Serve Leonzio, scende un po' di pressione ancora, ma solo per un attimo, mentre in metà campo Leonzio, Poti può attaccare Mantalloni, si muove il Capitanelli, alla fine servito a Caverni, spalle contro Filippo Centanni, Caverni leggermente più alto, prova a far valere questa fortuna, ci riesce il canestro di Michele Caverni su Centanni, sono 4 i punti per il playmaker biancorosso. Baldoni subisce il fallo più ingenuo di Micevic, mette comunque un po' di pressione. Rimessa a lato, se ne occupa Simone Centanni. Filippo Centanni, Mantaloni si muove e poi Simone Centanni, Ricciolo, servito il numero 6 che poi si allarga e prende spazio, blocco di Polonara, servito perché è una gran palla, bella finta di Polonara, fuori da Baldoni, attacca uno contro uno con la mano destra, tira con la sinistra, gran canestro qui di Baldoni, due punti anche per lui. Leonzio, Capitanelli lontanissimo da canestro, taglio di Poti, bella l'idea, un po' meno il passaggio di Capitanelli. Cambio per Pescara, esce Marco Micevic, al suo posto entra Serafini. Centanni, si muove Mantaloni, con il blocco di Polonara, attacca uno contro uno il numero 14, con la mano destra va fino in fondo, poi serve Polonara, gran palla fuori per Simone Centanni, si prende la bomba, che ovviamente segna, come lui sa fare, 5 punti. Referto. Il numero 6, Poti attacca Mantaloni, c'è di crossover, poi va fino in fondo, gioca a spalla, arriva a tutti di Filippo Centanni, recupera il pallone a Luciano Mosconi. Polonara, fuori da Baldoni, finta il tiro, poi attacca uno contro uno, palleggia, arresto e tiro di Baldoni, chiamato per la coscienza di questo bel parziale di Ancona che recupera. Arriva soltanto a 4 lunghezze di distacco, 16 a 12 quando mancano 2.45 alla fine del primo quarto, per quanto sono 4 i punti, ottimo inizio di partita per il numero 41, da Sermi il numero 84, veramente non una squadra giovanissima Ancona, con Mantaloni 84, Pumara 84, Baldoni 84, Simone Centanni 91, Filippo Centanni 94, grande 88, sono questi un po', diciamo, dei 6
6-7 che si girano attorno sul parquet, senza contare gli under, appunto poi c'è lui 97, siamo giocatori tutti sopra i 25 anni praticamente, a parte appunto Filippo Centanni e Luini, di quelli che per ora hanno messo piede sul parquet. Per Pescara invece ricordiamo Leonzio classe 94, Caverni classe 96, Poti classe 91, Carpanzano classe 95 e Dostacchio che ancora però entra sul parquet classe 99. Poi ricordiamo Del Sole che è infortunato, si è operato la schiena, per lui sarebbe difficile ipotizzare un ritorno questa stagione, classe 2000, ricordiamolo. Caverni rientrano in campo le squadre, rientrano Carpanzano sul parquet, intanto al posto di Poti qui Cavitanelli segna una palla del nostro di Leonzio, sono 8 punti per Big Cap. Centanni si muove, Maddaloni blocco di Polonara, finta, attacca bene Maddaloni, poi serve fuori Polonara contro Capitanelli, si gira bene, bravo Capitanelli però a difendere il post basso, la rimbalzo di Serafini, Carpanzano sale Caverni, prende il doppio blocco con Capitanelli, poi di Serafini c'è spalle numero 17, Caverni attacca con il pick and roll, finita il tiro, poi serve Capitanelli, scarica dall'altro angolo per Carpanzano che attacca fino in fondo, buona difesa di Baldoni che però mette fallo, segna lo stesso Carpanzano, potenziale giocatore per il numero 5. Primo fallo per Baldoni, cambio in casa Ancona, esce Polonara al suo posto, entra Lorenzo Paiola, fratello ovviamente di Paiola della Virtus Bologna, impegnato con Imola in Serie A2. Carpanzano segna il libero supplementare, esce bene dal timeout Pescara 21-12, 1:50 alla fine del primo quarto. Maddaloni, serve Paiola, ancora Maddaloni, fuori per Paiola, vorrebbe Baldoni, però subisce il fallo di Carpanzano, primo fallo del numero 5, che deve stare attento, lui che sono due quartieri di fila con me commette 5 falli, il secondo dopo Andrea La Gioia, per media falli a partita nel girone C, con quasi 4 falli di media partita. Maddaloni, lui c'è Carpanzano, il blocco di Baldoni, attacca uno contro uno, fuori ancora per il numero 41, attacca con la mano sinistra, poi finta di attaccare, prende il tiro a tre punti che sbaglia, rimbalzo però di Paiola, torna fuori da Maddaloni, Centanni fa bloccare Baldoni, ancora Filippo Centanni, di lui c'è Capitanelli, Baldoni servito, forse commette passi e così è, anzi no, doppia secondo l'arbitro, buona difesa di Capitanelli e Caverni. Baldoni, facciamo poi della gestione di questo attacco con un tiro forzato da tre punti precedenza e qui una brutta azione in post basso. Carpanzano, quando c'è lui in campo preferisce portarla lui rispetto a Caverni, la palla Serafini, serve Capitanelli, lontano da canestro, vorrebbe il fallo non secondo l'abito, si gira Capitanelli, semigancio, la sua specialità, sbaglia, poi volare in balzo Serafini, si gira bene, crunch, parte per Serafini, è questo che sa fare molto bene, lo abbiamo visto, primi due punti della sua partita. Baldoni, attacca uno contro uno, sbaglia, c'è il fallo di Capitanelli, arriva un po' troppo tardi l'appuntamento con il pallone, due tiri liberi per Baldoni, un cambio per Pescara, esce Caverni al suo posto, mette a Dostacchio, un detto abbastanza piccolo per Pescara con Leonzio da 3 e Serafini da 4, ma Baldoni alla lunetta con due tiri liberi e viaggio dell'89%, 19 per entrare in questa partita, sbaglia il primo, su 2 per Baldoni,
rimbalzo di Leonzio, supera metà campo facilmente con l'aiuto di Serafini. Carpanzano, spalle per Capitanelli contro Baldoni, vuole attaccare Capitanelli, viene quasi raddoppiato e poi serve Serafini, si prende la bomba, Alberto Serafini sbaglia, rimbalzo di Baldoni che consegna nelle mani di Filippo Centanni. Un momento perfettamente in regola per concedere un ultimo tiro a Ancona, 14 secondi, ovviamente palla nelle mani di Simone Centanni, attacca contro Leonzio, blocco di Baldoni, Centanni serve in angolo Maddaloni, bella palla, il tiro da due punti, dice l'arbitro, sbaglia, rimbalzo di Dostacchio, 3 secondi sulla metà campo, che serve Leonzio che la butta, il tiro è buono, la palla però prende il tabellone, il ferro e poi esce, forse gestita un po' meglio Dostacchio, ma comunque c'era poco tempo a disposizione per riflettere, finisce il primo quarto, Pescara 23, ancora 12. Parte con il secondo quarto tra Unibasket Pescara e Luciano Mosconi, campetto Ancona, e avanti la squadra di coach Termoriale 23-12 grazie soprattutto agli 8 punti di Andrea Capitanelli. Pescara che è partita bene, ha messo un blackout di circa un minuto, è arrivata bene sul parquet, vittoria sarebbe molto importante per entrambe le squadre, una supererebbe l'altra in classifica, come già detto negli altri campi c'è Chiti Sinigalli, è quello molto interessante per la giornata della classifica, è avanti di 11 lunghezze, anzi 12 lunghezze che Sinigallia. Intanto Caverni serve, scusate, di un stacco dall'angolo, sbaglia, rimbalzo di Baldoni dopo l'assist che sarebbe stato di Carpanzano, blocco di Baldoni, attacca poi Paiola, serve Centanni, si prende la bomba, tiro corto, rimbalzo di Serafini, dicevamo. Insieme a questa gara, quella tra Chiedi e Sinigallia, potrebbe essere una delle più interessanti appunto per quanto riguarda le posizioni che seguono quella di San Severo. Vi ricordo che le prime due alla fine del giro di andata si giocano la Coppa Italia. E qui intanto Carpanzano regala 3 punti a Pescara, che a quota 6 in questa partita. Ottimo inizio per Giorgio Carpanzano. Centanni attacca, poi serve Paiola. Lui ha un buon piazzato, se lo prende e segna. Lorenzo Paiola, i 2 punti per lui. Dostacchio, ovviamente, senza vero, già quasi maticamente prima, con tutte vittorie fino ad ora. Anche se comunque il giro è ancora lungo. Carpanzano sbaglia, rimbalzo di Serafini, ma solo per un attimo, lo prende Baldoni e serve Filippo Centanni. Attacca questo posto Centanni, poi serve Maddaloni, Paiola, Centanni, Simone, attacca uno contro uno, mi specie contro Serafini, attacca fino in fondo, si prende il tiro ma solo per un attimo, Paiola dall'angolo, 5 punti in fila per Lorenzo Paiola.
Bella azione qui di Ancona, buona lettura di Centanni. Poti, serve Serafini, Carpanzano, sale ancora Poti, finta il tiro, prova a attaccare uno contro uno, c'è confusione in quella zona del campo. Poti si dimentica del pallone, poi attacca, si prende la finta, poi serve Micevic, il tiro non è buono secondo l'arbitro, infrazione di 24 secondi, Pescara che entra male in questo secondo quarto, parziale di 5 palle. Scusate, di 5 a 3 per Ancona, doveva gestirlo meglio, però la squadra di Raiola questo inizio, c'è un cambio, intanto è rientrato Polonara al posto di Filippo Centanni sul parquet. Centanni Simone serve, poi Polonara, facile fino in fondo ma solo per poco perché sbaglia l'appoggio, per la buona difesa in seconda occasione di Micevic, d'ostacchio, serve in angolo Poti, si prende la bomba Alessandro Poti, non entra, rimbalzo preso da Polonara ma solo per un attimo, la prende poi d'ostacchio, attacca uno contro uno contro Baldoni, serve Micevic, consegna per Carpanzano, 9 secondi per chiudere l'azione, Carpanzano finta, attacca uno contro uno fino in fondo, gioca Carpanzano, sono 8 punti per lui, grande partita di Carpanzano. Centanni attacca uno contro uno, poi serve Baldoni, bella palla di Centanni, Baldoni finta, sbaglia però il tiro, rimbalzo di Poti, sfortunato quello 1-41 che il ferro non l'aiuta, Carpanzano che sembra essere particolarmente ispirato, attacca uno contro uno, ancora Carpanzano infermabile, sono 10 punti per lui. Centanni attacca in transizione a 3 punti, Simone Centanni risponde così, accenduta Carpanzano, gran canestro, 8 punti anche per il numero 6 Poti. Serve Micevic, d'ostacchio, blocco di Micevic, attacca d'ostacchio, poi serve Carpanzano in angolo da Poti, finta, faccio sul posto Paiola ma solo per un attimo, poi sbaglia l'appoggio, Poti vorrebbe il pallo non secondo l'arbitro, Maddaloni, le squadre che si allungano, crossover di Maddaloni che si fa strada, faccio di d'ostacchio, il pallo è di Serafini, dice l'arbitro, e viene prima del tiro, dunque rimessa per Ancona e cambio, esce d'ostacchio al suo posto, rientra Leonzio, primo fallo per Serafini, Maddaloni, serve Paiola, si muove Centanni, prende il blocco di Polonara, attacca uno contro uno contro Micevic, si fa spazio Centanni e poi serve Maddaloni, bella palla di Centanni, Maddaloni lontano, sbaglia il tiro, rimbalzo di Serafini, Leonzio, 5-50 la fine del secondo quarto, Leonzio attacca uno contro uno fino in fondo, fallo di Baldoni ed è il terzo fallo per lui, il cambio allora per Ancona, esce Simone Centanni, al suo posto anche il fratello Filippo Centanni. Anzi, scusate, secondo fallo per Baldoni. E Leonetta Leonzio per due tiri liberi. Altro cambio, appunto, esce Baldoni. Al suo posto rientra Luini. Leonzio in lunetta. Segna il primo libero. Ennio Leonzio. Per lui fino ad ora 2 su 2 Paiola, Maddaloni, Centanni, Luini, consegna per Maddaloni, blocco di Luini, attacca Maddaloni fino in fondo, Serafini vola, grande azione qui di Maddaloni, assorbisce anche il fallo Serafini, un attacco di numero 7, secondo fallo per lui che colpisce secondo l'arbitro durante l'esecuzione e dunque potenzia il 3 punti per Maddaloni, secondo fallo per Serafini. Segna Maddaloni,
3 punti per lui. Carpanzano, Leonzio, blocco di Micevic, ha fatto una continua Leonzio, c'è un fallo ed è di Maddaloni, mentre insegue in checking ai danni di Leonzio, un fallo per Sergio Maddaloni, è rimessa per Pescara. Carpanzano, Poti può attaccare Paiola, alla fine prova a servire Micevic, però Paiola a intercettare il pallone solo per un attimo, e rimessa per Pescara. Carpanzano serve Micevic per la palla di Carpanzano, Micevic prova il tiro da tre punti, sbaglia, rimbalzo preso da Maddaloni che vola in alto, lo strappa dalle mani di Leonzio, poi serve in contropiede Filippo Centanni, entra fuori per Maddaloni, Centanni, blocco di Luini, Polonara consegna per Paiola, ancora fuori per Luini, Maddaloni finta il tiro, ancora per Paiola, gioca sempre fuori dalla linea da tre punti, ancora un taglio di Maddaloni, servito il numero 14, la tiene in campo per miracolo, raso terra per lui, non può prenderla, arriva a cambio per Pescara, esce Micevic, a suo posto rientra Capitanelli. Migliore in campo sicuramente insieme a Simone Centanni, 8 punti per loro due. Carpanzano, Poti attacca uno contro uno, però solo due punti per lui, se Poti sbaglia il tiro, rimbalzo di Filippo Centanni, si risende ancora superiorità numerica, 4 contro 2, serve Maddaloni, lo sposto del Polonara, ancora Maddaloni, Polonara, il palla velenosa, l'intercetta facilmente a Poti, il palla va da Carpanzano, Leonzio, blocco di Capitanelli, si butta dentro il numero 17, altro blocco, lo riprende Leonzio, si prende il tiro con un poco ritmo, sbaglia Leonzio, rimbalzo toccato solamente da Capitanelli, rimessa per Ancona, doppio cambio, uno da una parte dall'altro e uno dall'altra, esce poi dal suo posto da casa grande per Ancona. Esce Poti, dentro a Caverni per l'Unibasket. Centanni. Casagrande contro Leonzio, sale a prendere il pallone Maddaloni, taglio di Casagrande, servito poi Polonara, Centanni attacca uno contro uno, si prende il tiro, anzi la finta perché la palla arriva a Polonara, azione prolungata di Ancona, alla fine non prende neanche il ferro, resta nei ganci di Polonara, dunque rimessa per Pescara, ma c'è un altro cambio, esce Maddaloni al suo posto, rientra Simone Centanni. Viene riproposto il potere titolare in campo per Ancona, Carpanzano, di lui c'è Casagrande, era buono il passaggio un po' meno, Capitanelli spalle contro Polonara, i due hanno giocato insieme, Capitanelli finta poi tira con la sinistra, tiro belleitario che non entra, allora Centanni dopo il rimbalzo di Luini palleggia adesso il tiro in transizione, sbaglia il rimbalzo di Caverni, squadre che si allungano, alla fine Caverni decide di mettere ordine in mezzo al campo a 3 minuti e 10 dalla fine del secondo quarto, Pescara 32 Ancona 23. Carpanzano, Capitanelli, serve Leonzio, Serafini spalle contro Luini, si gira Serafini col perno poi tira, anche col fallo a Valerio Polonara, sono 5 punti per Polonara, primo fallo per Caverni, time out per coach Stefano Raiola, torna a meno 7 adesso ancora 32 a 25. Questi blackout ogni tanto durante il quarto che potrebbe assolutamente evitare.
fallo antisportivo di Caverni, che ovviamente però rimane in campo. Questo è il primo fallo. Tira a due mani, stranamente Polonara e segna, visto che a Pescara era abituato a tirare a una mano. Il tiro libero, caratteristica che lo differenziava dagli altri. Sono 6 punti per Polonara fino ad ora. Una bomba, un tiro libero, un canestro da 2 punti. Polonara che viaggia con il 27% dalla lunetta, 5 su 18 prima di entrare in questa partita. Giocare comunque per un lungo, certamente da migliorare. Quindi abbiamo una spiegata al tavolo, forte indicazione del fallo antisportivo, del posizione della rimessa. Viene credito, rimessa solo in fase di attacco, se ne occupa Casagrande. Cent'anni, serve il suo fratello Simone. Casagrande, palla c'è il resto, tiro che però sbaglia l'invaso di Capitanelli, che serve a Caverni con una bella giocata anche di riflessi forse di Capitanelli. Caverni si muove, poi Capitanelli vuole il blocco, attacca uno contro uno Caverni, tirata, infine attacca a spalle contro Filippo Cent'anni, poi serve di Serafini, bella la palla, buon taglio di Serafini, 4 punti per lui. Bell'assist di Caverni. Cent'anni, Casagrande, venuti alla fine del secondo quarto. Filippo Cent'anni, Luini, consegna per Simone Cent'anni, si prende la bomba con pochissimo spazio, sbaglia, rimbalzo di Caverni che per subito va da Carpanzano, corre Pescara, Serafini va fino in fondo con la mano di Sonse, gran canestro contro per Alberto Serafini, 4 punti in fila per lui, 10 per Pescara. Polonara, Casagrande contro Carpanzano, blocco da uno contro uno, Casagrande fuori da Polonara. Cent'anni, attacca uno contro uno, subisce il fallo che è di Leonzio e va diretta con 2 tiri liberi. Fallo avviene prima del tiro. Altro time out per Ancona e dunque il fallo è di Leonzio. Il fallo avviene prima del tiro, quindi non sono tutti liberi, bensì rimessa per Ancona. Per Leonzio è il primo fallo. Leonzio che di media comunque mette circa 2 falli a partita. Pensate, 13, 6 uscite fino ad ora. Non è stato un problema per il giocatore chitino, quello dei falli commessi, per falli subiti è sicuramente uno che la subisce tanti, ma quello che la subisce di più tutto il GDC è oggi presente ed è Riccardo Casagrande. Bene, circa 7 falli subiti a partita, che sono tanti, oggi non è entrato del tutto in partita finora, ancora 0 punti e 2 falli, poco più di 10 minuti di utilizzo circa. Certamente Ancona, per provare a fare questa piccola impresa al Paderno Gas e Power, deve ovviamente affidarsi soprattutto a Riccardo Casagrande. È uscito Carpanzano, se posto è rientrato Poti. Cent'anni, Polonara subisce però, anzi no, tocco di piede di Leonzio e dunque ancora rimessa per Ancona. 14 secondi per chiudere l'azione. Si muove Filippo Cent'anni, servito Casagrande contro Poti, ancora per Simone Cent'anni, finito il tiro, poi serve l'indicazione ancora per Cent'anni, si prende la bomba, se ne un gran canestro da 2 punti, dice l'arbitro, viene bloccata 10 proprio come Carpanzano. Cent'anni meno 8 per Ancona, ho 1 minuto e 10 alla fine del secondo quarto. Caverni, serve Leonzio, blocco di Serafini, Leonzio attacca, serve Serafini che salta per prendere un gran pallone, poi non può nulla per terra in campo, rimbalzo di Filippo Cent'anni che serve suo fratello Simone dall'angolo, alto tiro ma sbaglia, rimbalzo di Capitanelli, subisce un colpo alla schiena. Caverni, Poti contro Casagrande, blocco di
Capitanelli, cambio difensivo, Leonzio, serve Capitanelli, spalle contro Casagrande, si gira bene Capitanelli, proprio sbaglia, poi si prende il rimbalzo e serve Caverni dall'altra parte in angolo, serve Serafini che attacca fino in fondo, si gira bene con la virata, Serafini potenziale giocata, 3 punti per Alberto Serafini, sono 8 punti per lui, adesso va in con un altro tiro libero Alberto Serafini. Cambio per Pescara, esce De Caverni, se possiamo dire, il suo parchetto, stacchio per Luini e il primo fallo. Ma se la fine non letta con il libro supplementare che viaggia con il 77%. Può entrare in questo match con il 6-8. Percettore che si gira da 75 circa 77, qui tenta il fallo, lo subisce Simone Centanni ed è di Eustachio, primo fallo Valdunetto Centanni, visto che è in bonus Pescara. Segna il primo, 11 punti per lui. Due su due e 19 secondi per chiudere la partita, per chiudere il secondo quarto, palla nelle mani di Poti per l'ultimo tiro, consegna per Leonzio contro Filippo Centanni, 7 secondi per chiudere l'azione, attacca Leonzio, blocco di Capitanelli, Leonzio attacca bene, gran palla per Serafini che va in totale, grande azione di Pescara, grande giocata di Ennio Leonzio e Serafini esulta così con una grande azione. Soprattutto la maggior parte della percentuale del canestro è di Ennio Leonzio. Pescara chiude il secondo quarto 41-30 e si va alla pausa lunga con Pescara con 11 lunghezze di vantaggio, si prospetta un ottimo terzo quarto di partita. Quarto sta per riniziare al Paternan Asse Power tra Unibasket Pescara e Luciana Mosconi, il campetto Ancona è avanti, la squadra di coach Stefano Raiola 41-30, andiamo a vedere chi scende in campo per i biancorossi, Caverni, Leonzio, Puti, Micevic e Capitanelli, dall'altra parte invece Simone Centanni, Maddaloni, Casagrande, Baldoni e Polonara, quindi due cambi rispetto al quintetto titolare, non ci sono Maddaloni e Luini, ci sono, scusate, non ci sono Luini e Filippo Centanni, ci sono appunto Maddaloni e Baldoni, la palla nelle mani del numero 14, blocco di Baldoni, si muove Casagrande, ignorato però alla fine, servito il numero 21 contro Poti, cambia lato, serve Simone Centanni, di Lucia Leonzio, blocco di Baldoni, attacca uno contro uno Centanni, poi serve Baldoni, bella palla di Centanni, si gira bene Baldoni, due punti facili. Due punti facili per Lorenzo Baldoni, arriva quota 6. Poti, Caverni, si dice Maddaloni, dovranno trovare insieme a Senigallia, ecco qua, portano quasi 10 anni, poco più di differenza di età, uno classe 84, l'altro classe 96, 12 anni per la precisione, appunto di differenza tra due marchigiani. Caverni, blocco di Capitanelli, attacca Caverni, uno contro uno fino in fondo, poi serve Leonzio in angolo, finta in fondo, arriva il fallo di Centanni ai danni di Leonzio, e poi rimessa per l'Unibasket per Centanni, è il primo fallo
occupa la rimessa Leonzio, dopo che i bambini del mini basket hanno pulito il campo. Rimessa quasi l'angolo del campo, Caverni attacca il pick and roll con la mano sinistra, poi scarica ancora in angolo da Leonzio, questa volta per la palla Cittadini la prende prima, arriva a destinazione Maddaloni, Baldoni, consegna per Casagrande, attacca uno contro uno, blocco di Podi, ancora Casagrande, fuori da Polonara, Maddaloni, il blocco di Polonara, attacca uno contro uno, c'è il difinte, poi serve Baldoni, il finto, il tiro, se lo prende una seconda volta e segna Lorenzo Baldoni, 9 punti per lui. Allora Caverni è entrata bene sul parquet a Luciana Mosconi, 41-35, passare di 5-0. Potì, serve Capitanelli, lontano da canestro, può attaccare uno contro uno, si prende il tiro da 3 punti, Capitanelli, gran canestro, lascia fuori il coniglio dal Cili, una gran giocata di Capitanelli, sono 11 i punti per lui, e risponde così a Baldoni, Maddaloni attacca, bravo Caverni a toccare la palla solo per un attimo, è rimessa per i neroverdi. Centano nella rimessa, si muove Maddaloni, sale Casagrande, prende il blocco ma solo per un attimo, per giocare a spalle contro Potì, attacca Casagrande, si gira bene ma solo per un attimo, poi il tiro a cadere all'indietro di Casagrande, gran giocata del numero 21, sono i primi 2 punti della sua partita. Ora Caverni, blocco di Vucevic che lui molto in ombra in questa partita, solamente 2 punti, Maddaloni se lo porta appresso, lo spinge e commette fallo ai danni di Micevic. Secondo fallo per Sergio Maddaloni, dunque rimessa per i biancorossi a 7.40, la fine del terzo quarto. Tutta la rimessa, serve Caverni, Leonzio sale a prendersi il pallone, poi di finta il tiro per attacco 1-1 contro Casagrande e segna finalmente il secondo, il terzo e il quarto punto della sua partita, era fermo ormai praticamente al primo minuto di gara. Maddaloni, piede perno vicino al canestro, poi il gran passaggio, uno look per Riccardo Casagrande, gran giocata Maddaloni in attacco, forse con un'inflazione di passi, l'arbitro quando c'è la gestione del tocco di un difensore, la gestione bene però con Maddaloni, dopo il seguito con quel bellissimo look per Casagrande, arriva a quota 4 dunque Capitanelli, Leonzio, blocco di Capitanelli, attacca Leonzio 1 contro 1, serve poi in angolo Potin, si prende la bomba Alessandro Potin, 7 punti per lui, è tornato in partito Casagrande, Polonara, blocco di Maddaloni, attacca uno contro uno, poi serve ancora fuori Polonara, attacca con la mano destra, semigancio di Polonara che sbaglia, allora Potì lo spingere in contropiede, va fino in fondo, poi prende però forse lo scalmetto di Casagrande, involontario secondo l'arbitro, dunque non c'è fallo, solo palla persa per i biancorossi. Zona adesso pesca la zona 2-3 con Caverni e Leonzi in punta e dietro Potì e Micevic laterali e Capitanelli a occupare l'area. Maddaloni, blocco di Polonara, sale Centanni, servito il numero 6, fuori da Casagrande, si prende il tir, la tripla Casagrande, gran canestro qui del numero 21 che sembra essere particolarmente ispirato in questo terzo quarto, 7 punti arrivati in 4 minuti scarsi. Capitanelli, Potì attacca uno contro uno, Potì va fino in fondo, il fallo avviene prima del tiro e dunque rimessa per Pescara, il fallo lo ha commesso Baldoni, è il terzo fallo per lui. Rimessa affidata a Leonzio, Micevic,
Taverni, fuori da Micevic, attacca uno contro uno, Brucia si lascia sul posto Polonara, che però poi commette fallo. Primo fallo per Valerio Polonara, ripresa per Pescara, è già in bonus. Con questo fallo è già in bonus la Luciana Mosconi. 4 falli di squadra. Micevic serve Taverni, gran palla. Taverni segna l'appoggio, buono, schiena sulla rimessa, pizza bene. Qui il passaggio Micevic, ottima lettura, e per Taverni sono 6 i punti. Cent'anni attacca uno contro uno, poi serve Maddaloni, inciampa su Capitanelli, poi si rialza e prende spazio, blocco di Baldoni, fuori da casa Gramzu, di lui c'è Micevic, si prende la bomba a casa grande, eccoli i 10 punti di casa grande, tutti nel terzo quarto. È svegliato forse il giocatore più forte di tutti oggi in campo, Taverni, qui con un po' di ritardo legge il passaggio per Micevic, intercetta la difesa. Sicuramente Casagrande appartiene a una categoria superiore, lui che ha praticamente sempre giocato in Serie A2, capitano di Roseto nelle due stagioni passate, con sbaglia Poti, lui trova 3 punti, rimbalzo di Maddaloni, c'è 100 anni solo dopo, Maddaloni non lo vede, poi attacca uno contro uno, Casagrande, blocco di Polonara, Casagrande si prende la bomba, questa volta però sbaglia contro Capitanelli, rimbalzo di Poti, 4:45 alla fine del terzo quarto, Pescara 51, ancora 44. Leonzio contro Centanni, Capitanelli spalle contro Baldoni, poi gran palla per aprire il campo dalle parti di Poti, balleggia arresto e tiro, sbaglia e rimbalzo preso da Maddaloni, commette fallo Capitanelli. Secondo fallo per il numero 17, proprio un doppio cambio per Pescara, anzi sì, un doppio cambio, escono Capitanelli e Poti, allora questo entrano Serafini e Carpanzano, qualcosa da dire a Baldoni prima che uscisse. Merda! Poti sostituiti da Serafini e Carpanzano. Secondo fallo per Capitanelli che lascia appunto il campo, si accoppia Serafini con Baldoni, Maddaloni, nuove 100 anni buoni, cosa di Leonzo che non li fa prendere la palla inizialmente, la fa prendere dopo commettendo però fallo e dunque ancora rimessa nelle mani di Ancona. Si occupa della rimessa Cent'anni, secondo fallo per Leonzio, intanto Maddaloni, sole Casagrande, sale poi col blocco di Polonara, di Lucia Carpanzano, blocco di Baldoni, servito Cent'anni, attacca, si prende un tiro con pochissimo spazio, poi gran canestro di Cent'anni anche con una buonissima difesa di Leonzio, sono 14 punti per Simone Cent'anni. Taverni attacca Maddaloni, una contro fino in fondo, subisce il fallo del numero 14, avviene prima del potenziale tiro, sono 3 i falli per Sergio Maddaloni. Maldonetta però Taverni perché in bonus ancora. Michele Taverni. Il primo libero, 7 punti per l'ex giocatore di Senigallia e Pesaro, 2 su 2. Polonara, Maddaloni, deve servire Casagrande, ignorato perché anticipa Carpanzano, fallo identico a quello di Leozzo che si era in precedenza. Carpanzano è il primo fallo, il secondo fallo, scusate. Casagrande la rimessa, Maddaloni si muove Cent'anni, attacca Maddaloni, uno contro uno fino in fondo, buona difesa di Micevic che però commette fallo, e Maddaloni ancora una volta in lunetta per un potenziale gioco da 3 punti.
gran partita di Maddaloni oggi. Sono 5 i punti per Maddaloni e time out allora per coach Stefano Raiola, che da più 11 con cui è iniziato il terzo quarto, adesso è sul più 5 con un tiro libero nelle mani di Ancona. Sicuramente sta avendo molto dalla sua panchina Ancona, 5 punti da Paiola, 5 punti da Maddaloni, soprattutto 9 punti da Baldoni, poi 10 punti Casa Grande e ovviamente 14 di Cent'anni, accompagnati anche dai 6 di Colonnata d'altra parte, sicuramente 10 punti per Panzano e Serafini, 8 Caverni e poi 11 Capitanelli, tornata negativa, solamente 4 punti per Ennio Leonzio, 2 punti per Marco Micevic, un giocatore che un po' si spengono durante la partita e poi si sbagliano sempre verso la fine per Pescara. Ancora Maddaloni con la lunetta per il libero aggiuntivo. Segna Sergio Maddaloni, 6 punti per lui. Caverni, serve Leonzio, attacca uno contro uno, blocco di Micevic, Leonzio va fino in fondo, poi serve Micevic, sbatte la palla in faccia a Cent'anni e tocco rimessa per Pescara, se ne occupa Leonzio. Caverni, Carpanzano, sale Leonzio, ne vede il numero 20, attacca uno contro uno, palleggia, arresto e tiro di Leonzio, da 2 punti, finalmente ne ha sbagliato anche lui, sono 6 fino ad ora per il giocatore chietino. Attaccare uno contro uno, prende spazio, blocco di Polonara, Cent'anni attacca, poi serve fuori Baldoni, finta il tiro, attacca, buona difesa di Serafini, Baldoni fino in fondo, quasi lancia la palla, poi bravo Serafini a tenerla in campo, Leonzio attacca Cent'anni uno contro uno, blocco di Micevic, ancora Leonzio, vorrebbe che Micevic in angolo, vuole troppo, pretende troppo Ennio Leonzio e butta il pallone, allora cambio, esce Leonzio, adesso posso entrare Alessandro Poti, esce Micevic e rientra sul tappeto anche Capitanelli. Si occupa della rimessa Simone Cent'anni, si muove Maddaloni, accentua una pressione per Pescara ma solo per un attimo, blocco di Baldoni, Caverni, si muove Casagrande, servito, anzi no perché buona difesa di Potti, Cent'anni ancora da Baldoni, palla velenosa, Polonara attacca uno contro uno, lascia sul posto Serafini che però commette fallo ed è il terzo fallo per Alberto Serafini. C'è un cambio in casa Ancona, esce Baldoni, adesso questo rientra Luini, adesso il secondo fallo per Serafini, non il terzo. Alla fine del terzo quarto Carbonara con 2 tiri liberi dalla lunetta, ancora 1-1, sbaglia il primo, uno su 2 per Polonara, 7 punti oggi. Dopo il lancio lungo di Capitanelli, Casagrande, Maddaloni si prende il tiro da 3 punti, Sergio Maddaloni sbaglia rimbalzo di Serafini, allora poi Potti mette ordine,
Cavelli, sale Carpanzano, cambia angolo Poti, alla fine Cavelli va a fare un blocco cieco a Cavelli che prende il pallone, Poti 3 secondi per chiudere l'azione, Poti finta, lo prende poi in ritardo il tiro che viene però dopo i 24 secondi. Macchinosa in attacco Pescara, buono questo dei Ancona. Maddaloni si muove Cent'anni, servito il numero 6, blocco di Polonara, ancora fuori per il numero 13, si prende la bomba Valerio Polonara, tiro che però prende solamente il tabellone. Minuto e mezzo alla fine, Pescara 55, ancora 50, blocco di Capitanelli, attacco 1 contro 1 Taverni. Poti, blocco di Capitanelli, Poti attacca, poi serve Capitanelli con una gran palla, taglio di Serafini che forse poteva andare a schiacciare ma sbaglia, si prende però il rimbalzo Caverni. Ultimo giro di orologio che sta per iniziare per questo terzo quarto. Caverni attacca Luini 1 contro 1 con la mano destra, palla entra con l'aiuto del Ferri, il tema 8 Maurizio Marsigliani. Pescara che prova a riscappare sul più 7 a 57 secondi alla fine del terzo quarto. Palla nelle mani di Filippo Cent'anni che è entrato sul parquet al posto di Maddaloni. Serve il fratello Simone Cent'anni, blocco di Polonara, si butta dentro, spezza il blocco, Simone Cent'anni segna un gran canestro qui, questa passiva di Pescara, sono 16 punti per Simone Cent'anni. Carpanzano, Poti, bravo che andare a rubare il pallone, può correre contropiede Riccardo Pisagran, fine in fondo a partire 4-0 velenoso di Ancona. Serafini, serve D'Eustachio, si va a metà campo con un po' di difficoltà ma alla fine mette ordine. D'Eustachio, 7 secondi per chiudere il terzo quarto, attacca D'Eustachio 1 contro 1 fino in fondo, quella che tocca solamente il ferro, poi Serafini la tocca ma solo per un attimo, Casagrande la butta ma il tempo è scaduto, finisce qua il terzo quarto, Pescara che chiude male 57 a 54, solamente più 3 quando aveva iniziato sul più 11, si aspetta un bellissimo quarto quarto.
ennesimo di gioco al Paternos e Power che stanno per iniziare in campo per il padrone di casa Carpanzano, Leozio, Putti, Serafini e capitano dall'altra parte invece Baldoni, Filippo Centanni, Simone Centanni, Casa Grande e Luini. Possesso delle mani dei padroni di casa, rimessa per Rinosso che è entrato sul parquet dopo qualche minuto di pausa alla fine del terzo quarto. Carpanzano, ottima partita per lui oggi, 10 punti. Carpanzano, taglio di Poti, attacca poi il numero 5 fino in fondo, finta poi fuori da Capitanelli, finta il passaggio, poi trova Leonzo, due si pestano i piedi, poi serve il numero 20 Carpanzano, Leonzo sbaglia, rimbalzo preso da Capitanelli. Poti seguisce Casa Grande, blocco di Capitanelli, Poti attacca uno contro uno, finta il tiro, poi serve Capitanelli, era bene il passaggio, un po' meno Scala che spreca un'occasione. E Carpanzano che appunto non è la prima volta in questo campionato, qui Carpanzano un po' troppo egoista, era quasi a rubare il pallone a Leonzio, qui Centanni brucia e la sua risposta in Leonzio, 18 punti per Centanni, meno uno per Ancona, a 9 minuti alla fine del match, blocco di Capitanelli, Carpanzano attacca, poi serve Leonzio in angolo, alta e tipla come prima, con la stessa posizione, segna finalmente Ennio Leonzio a dedica la sua famiglia e sono 9 i punti per lui. Centanni, Luini, sale Simone Centanni, attacca uno contro uno, consegna per Baldoni, si prende la bomba, sbaglia, rimbalzo di Luini, forse subisce anche un fallo in un secondo arbitro, però perde il pallone, la prende Carpanzano, Serafini può correre in contropiede, poi Pescara, Poti si prende la bomba in transizione, Alessandro Poti, il canestro che spacca definitivamente la partita. Baldoni consegna per Simone Centanni che però subisce il fallo di Serafini, cambio tutto per ancora e può diventare Bollara sul parquet al posto di Luini, terzo fallo per Serafini, più 7 per Pescara, qui due bombe di fila pesantissime e poi sono 10 punti, arriva anche lui in doppia cifra. Centanni, Casa Grande, serve Simone Centanni, blocco di Polonara, attacca uno contro uno, serve poi fuori Polonara, taglio di Casa Grande, Polonara fa col semicancio, stoppato di Capitanelli, arriva l'inflazione di 24 secondi, Andrea Capitanelli, il lucido del capitano, grande azione difensiva di Pescara, Polonara che ha provato a rubare due punti con la stessa giocata che Capitanelli conosce alla perfezione, si trova davanti un muro e ovviamente palla recuperata per Pescara, Poti, Capitanelli prende fallo di Polonara prima della conclusione, dopo rimessa per i padroni di casa, secondo fallo per Valerio Polonara, Serafini, Poti, Leonzio, attacca uno contro uno, ancora Capitanelli, Leonzio in angolo, si prende la tripla, Leonzio sbaglia però il rimbalzo lo prende, con un po' di fortuna Filippo Centanni, mette ordine, blocco di Polonara, attacca Filippo Centanni, non si prende il tiro, attacca uno contro uno, fallo in attacco su Valerio Polonara, giusta chiamata arbitrale, che sarà portato a prezzo. Sono 3 falli per Polonara, 2 di fila. Leonzio, attenzione per Carpanzano. Quanto
Filippo Centanni, poi serve Leonzio, palla velenosa, la tiene in campo del numero 20, si apre Capitanelli, buona difesa aggressiva di Polonara, Poti, serve Carpanzano, finta il tiro per attacca uno contro uno, la butta ma subisce il fallo di Filippo Centanni che spinge Carpanzano al limite dell'antisportivo questo fallo. Il primo per Filippo Centanni, è la rimessa nelle mani di Poti. 7 minuti alla fine del match, più 7 per Pescara, 63 a 56. Leonzio, Poti, attacca il blocco di Capitanelli, Poti va fino in fondo, mismatch contro Polonara, Poti si prende la bomba, sbaglia rimbalzo dove gola a prendere Serafini, sotto canestro, gioca a spalle, Serafini sbaglia e poi prende Centanni una seconda volta, spazio ai suoi avversari, palla la prende Capitanelli che poi subisce il fallo di Filippo Centanni, secondo fallo in fila per lui. Azione macchina sempre prima di Pescara, poi il contropiede gli sto male da Filippo Centanni e tutto rimessa per i padroni di casa con già 4 falli sul tabellone elettronico per Ancona, con questo qua in bonus non una buona notizia a 6 minuti e mezzo dalla fine. Poti attacca uno contro uno, poi serve Capitanelli che va ad appoggiare facilmente la mano di Capitanelli, facile per Capitanelli, sono 13 minuti, ma inevitabile per Roger Marsigliani che adesso sotto i 9 lunghezze a scrivere dei mesi, non c'è un bonus attivo, deve fare un'impresa per fare 2 punti. Out, sempre gli stessi 10 che hanno lasciato il parquet prima della sospensione, rimessa per ancora dopo il canestro di Capitanelli. Filippo Centanni servito il numero 6, attacco uno contro uno che serve Baldoni, passato per un attimo Baldoni, fade away all'indietro, neanche adesso di Baldoni, 11 punti per lui, arriva la doppia cifra. Carpanzano, Leonzio, blocco di Capitanelli, Leonzio attacca, scarica in angolo da Poti, si prende la bomba, Alessandro Poti sbaglia, rimbalzo toccato solamente da Capitanelli, poi Baldoni, Filippo Centanni, Simone Centanni, Polonara ancora per Centanni, blocco di Baldoni, attacco uno contro uno Simone Centanni fino in fondo, comunque Serafini fuori da Baldoni, finto il tiro, attacco uno contro uno, palleggia, resta il tiro corto, prova solamente il ferro, Polonara prova a tenerla in campo ma la palla è uscita e allora cambio per Ancona, esce Simone Centanni al suo posto, rientra Maddaloni, Carpanzano rimane sempre in partita Caverni, partita rischia della sua, meglio Carpanzano oggi. Poti contro Casagrande, Capitanelli, Leonzio, Carpanzano post passo contro Filippo Centanni, poi il tiro del fade away, serve poi Serafini ed è buono il passaggio che tocca le mani di Serafini, la rimessa è di Ancona, dice il primo arbitro per avere corretto e dunque possesso nelle mani di Pescara, 5 secondi per chiudere l'azione, possesso nelle mani di Ennio Leonzio, la rimessa
spazzando un video Poti, si prende il tiro Poti con tanto spazio, palla che prende inizio da bene a canestro, bravissimo Serafini a toccare il pallone e a riprendersi altri 14 secondi per conquistare altri due punti possibili. Rimessa nelle mani di Carpanzano, passi di Poti, poi si cambia ancora, alla fine è Leonzio fuori l'area di fondo per provare a servire un compagno, serve poi Carpanzano, Poti contro Casagrande, sale Leonzio, evita il numero 20, butta palla a terra, va fino in fondo, rimane in area galleggiando, questa volta non sbaglia, di base lo prende il giocatore, non lo perde ed è ovviamente Riccardo Casagrande. Pantaloni, blocco alto di Polonara, fallo giusto di Ennio Leonzio, troppa pressione per il numero 20, sono tre i falli. Cent'anni, si muove Baldoni, si muove anche Casagrande, servito il numero 41, fallo di Carpanzano ai danni di Casagrande, terzo fallo per Carpanzano, cambio per Pescara, esce Leonzio, al suo posto rientra proprio Michele Caverni a 4.49 alla fine del match, 7 per Pescara. Casagrande la rimessa, si muove Maddaloni, servito del numero 14, si spalla ancora Casagrande, ignorato Baldoni, Maddaloni attacca il cambio difensivo, c'è Serafini su di lui, Maddaloni si prende la bomba, sbaglia il vaso dei Caverni. Protegge il pallone col corpo Caverni, si muove Carpanzano, attaccano contro uno Caverni, serve Carpanzano, finta il tiro, attacca uno contro uno, in angolo per Serafini a tre punti, il tiro è lungo, becca solamente il ferro. Casagrande si distende, in contropiede Maddaloni, costruire poi serve Polonara, ancora da Casagrande, blocco di Polonara, attacca l'ex giocatore di Legnano e Roseto, si prende il tiro a tre punti Casagrande con poco ritmo e rimbalzone di Serafini, squadre che non trovano punti ormai da diversi minuti. Ora Carpanzano, 3.50 alla fine del match, sale Poti, inseguito la Casagrande che una molla un attimo, blocco di Capitanelli, Poti in angolo, poi serve Capitanelli, bella palla Capitanelli, tiro a tre punti Andrea Capitanelli, forse chiude definitivamente i conti, più 10 a 3 punti dalla fine, il tempo è prezioso ed è ancora lungo, qui gran giocata di Capitanelli, la seconda bomba e sono 16 punti per lui. Maddaloni, Polonara, attacca Capitanelli, mani alzate, serve Casagrande, protegge il tiro e segna due punti difficilissimi. Riccardo Casagrande, nessuno chiama un tema, sono gli ultimi minuti preziosi, si stanno avvicinando, Carpanzano, attacca uno contro uno, fino in fondo Carpanzano, 12 punti anche per lui, la partita del riscatto per Carpanzano. Maddaloni, attacca il blocco di Polonara, poi serve Baldoni, fuori ancora per Polonara, spalle Polonara, segna qui un gran canestro, così di gancio legge con troppo ritardo, forse l'azione difensiva Capitanelli. 9 punti per Polonara e sempre più 8 per Pescara, 2 minuti e mezzo dalla fine, Caverni attacca uno contro uno, poi serve Poti in angolo, Casagrande prova a recuperare, poi Cent'anni, serve Baldoni, il tiro fondamentale, Baldoni sbaglia, la palla la prende Polonara, però fischiano perché c'è un fallo di Carpanzano che trattiene a rimbalzo Polonara, fallo per Carpanzano che lascia il parquet a Ennio Leonzio. Dal fondo per Maddaloni, 7 secondi per chiudere l'azione, Daniel Cent'anni servito poi Casagrande contro Serafini, Maddaloni, Baldoni consegna per Cent'anni, attacco uno contro uno, appena subentrato al fratello, Baldoni va fino in fondo, poi serve Polonara che tira, il
fine prima della conclusione. Dunque rimessa per, anzi no, sempre devo dire perché è in bonus Pescara, quindi lo è anche da diversi minuti. Ancora tutti liberi per Polonara, secondo fallo per Michele Caverni, e ancora la donetta per Polonara, fino ad ora 2 su 3. Segna il primo, forse a meno 7 distanze, ancora 10 punti per Polonara, e diventano 11 con questo secondo realizzato. Neozio, ultimi 2 minuti di gioco, da adesso anche dopo ogni canestro il cronometro verrà bloccato. Leonzio contro Centanni, gioco il cronometro numero 20, blocco di Capitanelli, attacca 1 contro 1, lui c'è Polonara. Leonzio, azione macchinosa, si prende la bomba per Leonzio con poco spazio, sbaglia rimbalzo di Capitanelli, partita sontuosa del numero 17. Poi ancora Leonzio, serve Capitanelli, taglio di Serafin, l'idea è buona, Baldoni è bravissimo a recuperare questo pallone. Si prova Capitanelli a fare la prima azione, poi sbaglia, salta, qui vola, Leonzio commette fallo, non stoppata secondo l'arbitro. Bravo Baldoni, prima in fase difensiva e adesso in fase offensiva, prendersi 2 tiri liberi, c'è cambio per ancora, esce Polonara, anzi a questo rientra Filippo Centanni, quarto fallo per Ennio Leonzio. Che è stato bravissimo a prendere il rimbalzo Capitanelli, a servire Leonzio, poi Leonzio legge bene perché era solo praticamente sotto canestro Capitanelli, momento in cui si era doppiata, ha perso il pallone, è stato bravo poi Baldoni a trasformare anche in fase offensiva con 2 tiri liberi, già segna il primo nella quota 12 oggi Lorenzo Baldoni, 2 su 2, 13 punti anche per lui, gran partita. Leonzio, Capitanelli, consegna per Caverni che supera la metà campo qui con calma, 1 minuto e 20 più 4 per Pescara. Caverni, blocco di Capitanelli, Caverni attacca 1 contro 1, si butta dentro, che serve in angolo Serafini, Poti, blocco di Capitanelli, Poti attacca 1 contro 1, buona difesa di Ancona, Poti va fino in fondo, segna 2 punti, Alessandro Poti in faccia a Casagrande, 12 punti per Poti, buona partita, buon terzo, quarto, quarto soprattutto, ultimo giro dell'orologio. Maddaloni, scusa che non chiamano i time out, qui Maddaloni perde la palla in frazione di campo, velenosa, Serafini. Serafini ha la rimessa, vuole il time out, coach marsigliesi, Centanni ha qualcosa da dire forse, Maddaloni poteva gestire meglio l'azione. Pescara che sono 50 secondi alla fine, più 6 con palla in mano, potrebbe definitivamente acciuffare 2 punti. Sarebbero fondamentali per la classifica nelle zone alte, soprattutto andrebbe a 10 punti dunque al pari di Genova se non dovesse vincere, ricordo sempre con un punto di riposo già compiuto, queste squadre devono ancora usufruire, quindi questa è già un gran mandato, soprattutto perché quel punto di riposo è infrasettimanale tra Chieti e San Severo, e il girone di ritorno sarebbe stato molto molto impegnativo, ovvero giocare in casa con Chieti, poi andare alla Messia Demetas per lunghissima, per poi ritornare la domenica dopo in casa con San Severo, cioè non avversari facili. Caverni, Poti, ha doppiato la Casagrande e Maddaloni, poi ancora Caverni, supera facilmente Filippo Centanni, 9 secondi per chiudere l'azione, Caverni attacca 1 contro 1, poi serve Capitanelli, subisce però il fallo di Michele Caverni da parte di Riccardo Casagrande. Terzo palo per Riccardo Casagrande. Caverni segna
nel primo dei due liberi. Più 7 per Pescara, 73-66 a 45 alla fine. 2 su 2 per Michele Cavernica, adesso però, anzi no, esce Capitanelli ed entra Carpanzano. Gran partita Capitanelli, il migliore in campo sicuramente, 16 punti per lui. Una grande prestazione del capitano Maddaloni. Cent'anni passato da Leonzio, blocco di Casagrande, servito poi il numero 21, consegna ancora per Cent'anni. Lui c'è Puti, attacca Cent'anni, crossover, poi si prende il d'arresto e tiro Casagrande al rimbalzo, alla fine la prende però Puti con 20 secondi, Carpanzano la tiene in campo, subisce un fallo da parte di Baldoni, chiede subito scusa per il colpo in testa. Lui tiro libero per Carpanzano, visto che è in bonus ovviamente. Ancora quarto fallo per Lorenzo Baldoni, ma Carpanzani di Donetta, per lui 12 punti oggi, una grande domenica, diventano 13. Su 2, 14 punti per Carpanzano, 15 secondi per chiudere la partita, Pescara più 10, 73-66. Cent'anni subisce ancora la parte di Serafini, è il quinto fallo, anzi no, il fallo è di Potti, dice l'arbitro. Dunque va, Simone Cent'anni diventa per due tiri liberi. Segna il primo. E sono 20 i punti a referto per Simone Cent'anni, chiamato a out coach Stefano Raiola, a trovare altri punti anche alla fine del quarto, anche alla fine di questa partita, forse per la differenza canestri. Qui c'è il discutere sempre tra Carpanzani e Cotti, adesso questo è il modo con questo numero 10. Un'altra partita molto difficile contro Civitanova a Civitanova. Un saluto da Andrea D'Onofrio.